Siamo all'undicesima giornata di Porte Aperte sul Web, l'annuale convegno che presenta, grazie all'opera dell'USR Lombardia e della comunità di Porte Aperte sul Web, lo stato attuale delle pratiche buone e anche delle pratiche cattive sulla gestione dei siti scolastici, su tutti i processi di digitalizzazione e dematerializzazione. È una giornata che, come sempre, prevede l'intervento di autorità significative dal punto di vista della legislazione scolastica, come l'intervento filmato dell'avvocato Belisario, e di persone attive dal basso nel mondo della scuola che hanno creato attraverso il tempo un know-how che si sta distribuendo via via all'interno delle scuole lombarde. Chi non potesse partecipare oggi troverà successivamente i materiali sul sito di USR Lombardia e sul canale YouTube di Porte Aperte sul Web, ma la giornata è ugualmente molto partecipata, con oltre 300 iscritti e soprattutto molto attesi nel pomeriggio, dopo le relazioni plenarie, i seminari sui CMS e sui social media. In questa mattinata abbiamo affrontato il tema della dematerializzazione, la questione del punto in cui ci troviamo rispetto a trasparenza e accessibilità nella PA, affronteremo anche l'analisi dei siti scolastici, come si trovano oggi in Lombardia, punti di forza e punti di debolezza, e tema molto caldo, la social media policy nelle scuole, perché i nostri ragazzi, anche i nostri docenti, sono sempre più interconnessi attraverso le reti scolastiche. Si tratta pertanto di una giornata molto ricca e ringraziamo tutti i relatori: Ernesto Belisario, Roberto Scano, Alberto Ordizzone, Caterina Policaro e Mario Varini.